che il diritto allo studio dimostri una cosa che per me è abbastanza evidente ma che forse va ribadita, e cioè che i costi per l'istruzione sono investimenti e non sono spese, perché il costo dell'analfabetismo di diverso tipo, funzionale e non funzionale, è diciamo molto, molto più alto. Io non conoscevo questo progetto e nel momento in cui ne ho parlato e ho conosciuto il lavoro che fa la fondazione mi sono molto entusiasmata, ma perché io penso che studiare, quanto sicuramente io non vengo da nessuna famiglia disagiata, i miei genitori erano laureati, vengo da un piccolo paese del sud pontino, nonostante questo, nonostante il mancato disagio, lo studio mi ha insegnato che esistono mondi altri dove uno può stare bene anche se sono diversi dai tuoi, e quindi in fondo lo studio insegna secondo me l'accoglienza molto più di quanto insegni invece la separazione, perché quando si parla per esempio di che cos'è l'intelligenza sostanzialmente ci si rifà quella bellissima, quel bellissimo pezzo che scrive Cartesio nel discorso sul metodo, quando dice parla della brocca che viene rotta e poi viene rincollata, e nelle crepe diciamo dell'incollatura passa la conoscenza. Di solito si dice sempre che l'intelligenza è qualcosa che divide, ma bisogna ricordarsi che poi l'intelligenza alla fine unisce, e l'intelligenza in un mondo complicato e che passa diciamo per linguaggi simbolici e iconografici come il nostro è potenziata e sostanziata dallo studio. Ciao a tutti, mi aspetto sicuramente un'esperienza formativa sia a livello culturale che sociale. Spero che questo possa aprirmi tante nuove opportunità e esperienze, sia non soltanto per la triennale che ho iniziato quest'anno di ingegneria meccanica, ma anche per cose future. Non si sa mai che porte si possano aprire per la vita. Ho sentito parlare anche di certe gite che vengono organizzate, per esempio alla Ducati, sicuramente questo sarebbe una delle mie passioni, mi piacerebbe tantissimo vivere esperienze del genere. Ho anche iniziato a lavorare per aiutare i miei genitori, quindi sicuramente è un grande aiuto per la famiglia. Dare a questi giovani una possibilità di emergere, di essere migliori, di arrivare ai loro obiettivi, ma per tanti motivi. Il primo è perché dobbiamo anche valutare la meritocrazia, cioè dare a loro la possibilità di sentirsi veramente utili a questa società, per una società che sia migliore nel benessere, perché loro diventeranno individui felici, individui che avranno una loro collocazione, ma già da oggi fanno la differenza per una società migliore. Una società più coesa, una società dove non ci sia ancora questo demerito dato dalla differenza di classe. E poi non dimentichiamoci, leggiamo i giornali tutti i giorni, che in questo momento ci sono aziende che sono in crisi perché gli mancano delle professionalità. Noi li vogliamo portare a essere pronte a inserirsi in queste società, hanno un posto di lavoro, saranno poi degli individui migliori. Quindi chiaramente tutto merito mio è un fiore all'occhiello, il fiore all'occhiello della Fondazione Cassa di Risparmio, ci ha creduto Intesa San Paolo, ci ha creduto l'Università di Firenze, ci ha creduto l'Ufficio Scolastico regionale, ci ha creduto la Fondazione Golinelli, più di 250 ore di mentoring, infinite ore di tutoring, fatte specifiche sugli allievi, quindi questa sarà una generazione migliore. Crediamo in Steve Jobs tutti quanti, per loro è un idolo, no? Essere affamati e essere anche un po' folli, affamati di cultura e curiosità e folli perché alla loro età bisogna anche essere un po' folli per essere poi dei cittadini migliori, per essere il meglio di una società diversa, e loro sono già protagonisti da ora. La Fondazione Cassa di Risparmio li seguirà sempre.